avete notato, tutta la piazza cantava, e c'è un passaggio, dice, a proposito dello zio Turi, ripeto, condannato a 41 bis, tu sei il padre di questa città. Non è che siano parole buttate lì. 2018, poi chissà quante altre volte Nico Pandetta ha cantato queste cose. Però fatto sta, Nico Pandetta si arrabbia, dice basta, mi chiudono i concerti, non mi fanno lavorare, e allora chiude, non fa più nulla, decide di non far più nulla se non le feste private. Danilo Lupo è andato a una festa a cercare di capire se riuscì a parlarci. Guardate quello che succede. Questa è la chiesa di Santa Maria Goretti, alle sue spalle il cosiddetto Casermone, un palazzone ater noto come la Scampia di Frosinone, una delle piazze di spaccio del centro Ciociaro. E qui vive la famiglia che ha ingaggiato per una cerimonia religiosa il controverso cantante Nico Pandetta. La famiglia Iaboni non è una famiglia qualsiasi qui al Casermone. Il padre, Christian, arrestato per spaccio, insieme al suocero, Vincenzino Liburdi, mentre sul nonno, Luigi, pesa una condanna in primo grado a 15 anni. Questa è la famiglia che ha organizzato la festa di comunione alla quale ha invitato Nico Pandetta. Guarda, questa è la limousine ingaggiata per la festa di comunione, e qui stiamo aspettando la Mercedes bianca che dovrebbe riportare qui Nico Pandetta. Ovviamente noi non possiamo entrare, ci sono i bodyguard, diciamo, fuori. Salve. Ma togli la telecamera, per favore. Perché? È la comunione di mio figlio, ve ne dovete andare. E infatti noi ci mettiamo qui sulla terra pubblica. Il problema di Nico Pandetta è sempre stato il discorso del boss, del nipote mafioso, 41 bis. E il nipote di Turi Cappello, il boss al 41 bis, tra l'altro. È uscito, non fa più reati, è un artista serio, è sotto processo, si è reinserito, è un esempio per i giovani. Ma è sotto processo per minacciare a due giornaliste, lo sapevi? Ma lo vedete che succede tutti i giorni che lui viene a cantare, viene a lavorare, a fare il suo lavoro? Beh, insomma, e poi tra l'altro viene a cantare, Nico Pandetta, no? Non è più il nipote del boss del 41 bis, ma non Nico Pandetta è un artista che si è reinserito nella società. Scusami, un esempio per i giovani. Scusami, ho visto che nell'ultima canzone dice prendo la mitraglietta, sì, faccio scoppiare la guerra, vado contro la DIA, l'antimafia. Tu puoi aver parlato con chi ti pare. Ieri ha detto la sistemo io per andare in trasmissione. Ho detto sente la staccata le camere. Questa è una festa privata, pubblico. Qui siamo su suolo pubblico e non è roba vostra. Questa è una prepotenza comunque. È la festa di mio figlio. Guarda, qui siamo su suolo pubblico. Andare via subito, perché io vi faccio venire la denuncia ancora. Questa è una prepotenza. Devi andare, perché sennò anche la cacciata a bocca, vai. Vai! Cioè no, fammi capire! La devi togliere! Allora, no, ehi, tieni le mani tieni le mani a posto, tieni le mani a posto. Tieni le mani a posto. Vedi? Te leva queste mani perché ti faccio male. Io levo queste mani. Ma guarda qua. Scusa, vuoi parlare o no una volta tanto? Se accendi la camera ti spacco il cervello. No, ti abbasso. Allora, devi andare. Te minacce? Ma che minacce? Devi andare. Scusa, ti ammazzo, ti spacco il cervello, non sono minaccia. È una festa di adesso, ti sei E noi siamo sul suolo pubblico. Questa è una prepotenza vera e propria. Ma questa è bella, questa è la prepotenza. Cioè. Io riesco, dobbiamo lavorare. I bodyguard ci stanno riprendendo. Nico Pandetta sta cantando all'interno della cerimonia e ha appena postato una story in cui, dopo tutte le minacce che avete sentito, ci dice vergogna. Oilà. Aspetta. Ora che c'è l'aereo, c'è della champagne. Ciao Nico, scusami, non ti ricordi di me? Nico, possiamo chiederti? No, possiamo chiederti qualcosa? Apri un po'. Volevo spendere due parole riguardo la 7 e non è l'arena. Almeno mi dovete inseguire, perché se Nico Pandetta è mafioso non è un esempio buono per i giovani, perché mi dovete mettere sulla RAI? Perché faccio visualizzazione, vero?